Proclamalo insieme a me. Il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi. Per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi. Per guarire, per liberare, rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Il Signore è in mezzo a noi. Il Signore è in mezzo a noi. Per guarire, per liberare, per rompere guarire e liberare. Per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Per guarire, per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Allora, per guarire, per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male, per guarire, per liberare la mia anima. Dio benedica tutti voi, bel popolo di Dio. Abbiamo ascoltato in questo canto per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del male. E Gesù può ogni cosa, è Lui che può fare tutto questo. Nessun uomo mai sulla terra ha mai potuto guarire, nessuno mai ha potuto liberare, nessuno può salvare, e questo lo può fare soltanto il Dio. E il suo nome è Gesù. E ora vi chiedo gentilmente, umilmente, di chinare il vostro capo e pregheremo in questa sera. Padre Celeste, noi ti ringraziamo per la tua grandezza, per la tua potenza. Grazie, o Padre Celeste, perché veniamo a te nel nome del tuo figliolo Gesù Cristo. Egli è colui che è morto per noi, ma è anche risuscitato, e ha dato agli uomini speranza, egli ha dato agli uomini salvezza, ha donato a noi la redenzione, e noi possiamo accostarci a questo grande Dio onnipotente. Sì, Signore, in questa sera benedicici, Signore, benedici tutti coloro che stanno collegandosi su questo canale YouTube per ascoltare la tua parola. Signore, rivela la tua parola, il potere di Dio si possa manifestare con segni, prodigi e miracoli. Noi ti ringraziamo, a Dio tutta la gloria. Signore, in questo momento sostieni questo momento tutti coloro che si trovano in una condizione nella quale qualcuno in questo giorno, più di una persona che sta ascoltando questo canale, ha detto dentro di sé: Dio mi ha abbandonato, io non ce la farò mai. Signore,
Oh Padre Santo, è ora, in questo momento, tocca a ognuno di noi, entra nelle case per mezzo del tuo potente Spirito, lo Spirito Santo di Dio. Egli è colui che opera al di là della nostra comprensione. Noi ti benediciamo, benedici tutti coloro che in questo momento si sono collegati in questo, su questo canale YouTube, Signore, e rivela la tua parola meravigliosa. Noi diamo a te tutta la gloria, l'onore, la forza, la potenza, all'unico Dio, il Signor nostro Gesù Cristo, che è benedetto in eterno. Dio vi benedica ancora. È per me una gioia presentare questo unico Dio come l'unico Signore, l'unico Salvatore, il Liberatore, il Guaritore, il Battezzatore. E quando Lui entra in azione succedono cose meravigliose, meravigliose, meraviglioso. Il Signore, il Dio disse ad Abramo, Abramo, io sono l'Onnipotente, come per dire, Abramo, io posso fare accadere ogni cosa, ma tu credi in me, sii perseverante, sii integro, e io porterò a compimento ciò che io ti ho promesso. Ora, Dio ha fatto delle promesse in questo meraviglioso libro, che è la parola di Dio. E ho scoperto che nella parola di Dio, Dio dice più volte di se stesso che egli è buono e la sua benignità dura in eterno. Significa che tutte le cose che non sono buone non vengono da Dio, ma il Dio è buono, è meraviglioso, è benigno verso gli uomini, ed è così benigno che la sua benignità dura per ogni generazione. E io credo nella bontà, nell'amore, nella misericordia di questo grande Dio, che è veramente meraviglioso. Io qui ho qualche verso che voglio meditare con voi, ma c'è qualcosa che ha a che fare con il Dio guaritore. Abbiamo visto il Dio onnipotente, ma questa sera vedremo il Dio guaritore. Anzi, come ho sentito per lo Spirito, che Dio vuole liberare e guarire. Diversi di voi che guarderete questo servizio di culto, e ho chiesto al Signore di intervenire in vostro favore, perché in mezzo a noi Dio spesso egli si compiace di guarire, di liberare, oltre che di salvare. E ho potuto vedere il potere di Dio nel guarire e nel salvare. Dio è un guaritore, Dio è un salvatore, è un liberatore. Chi vuole il tuo male non è Dio. Dio vuole sempre il bene dell'uomo. Se tu ti trovi in certe circostanze oppresso, ammalato, pieno d'ansia, pieno di paura, se hai sentito qualcosa dentro di te che produce dolore, tristezza, addirittura ci sono persone che hanno ascoltato delle parole nella loro mente che non vengono da Dio, qualcosa ti ha detto ucciditi, falla finita, non ce la farai, e ti sei sentita e ti sei sentito abbandonato da tutti, anche dai tuoi familiari, anche da quelli più vicino a te. E come lo Spirito Santo sta rivelando in questo momento, ci sono delle persone che anche oggi hanno sentito questo e qualcosa ti ha detto falla finita, non ascoltare quella voce, non viene da parte di Dio quella voce, e non viene da parte di Dio. Dio invece ti ama e Lui continua ad amarti. Tu hai fatto degli errori, hai fatto delle mancanze, sei venuto meno, sei venuta meno, ma la Bibbia dice che Dio non si compiace della morte. Alleluia! Dice il profeta Ezechiele al capitolo 18, e vi invito a prendere
Ezechiele, capitolo 18, verso 23, dice la parola del Signore che Dio vuole la nostra salvezza, non vuole la nostra morte. Lui non vuole che noi periamo, ma dice la scrittura di Dio: provo forse piacere nella morte dell'empio, dice il Signore. L'Eterno, dice l'Eterno, egli non prova piacere della morte dell'empio, ma piuttosto che egli si converta dalle sue vie e viva. Dio vuole che gli uomini si convertano dalle loro vie malvagie e vivano. Lui, Dio, alleluia, è il generatore della vita. Ogni volta che Gesù parlava, lui parlava spesso della vita e gli proponeva se stesso come la via, la verità e la vita. Egli dice chiaramente: il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto perché si abbiano vita e vita abbondante. Perciò la vita abbondante Dio ci dona, non una vita piena di tristezza, di oppressione. Dio non vuole opprimere gli uomini, Dio non opprime nessuno. L'oppressione non viene da Dio. E io sto pregando il Signore perché, a Dio piacendo, vorrei che tutti voi che ascoltate questo studio, possiamo dire biblico, un ammaestramento questa sera della parola di Dio, quelli che state ascoltando, cercate di condividere questo messaggio con altri, perché a Dio piacendo venerdì pregheremo su tutti coloro che sono oppressi dal diavolo, che sono ammalati, che hanno delle infermità, che hanno delle paure, che hanno delle depressioni e delle ansie. Io ho visto la potente mano di Dio all'opera in mezzo a noi, e quante testimonianze potrei comunicare di persone liberate, di persone guarite. Mi ricordo di una persona che, quando imponemmo le mani, pregammo e imponemmo le mani, Dio la liberò da un cancro alla testa, nella zona di Napoli. E mi ricordo, mentre stavamo pregando per una persona e aveva dei problemi nel suo corpo, mentre noi stavamo pregando, nel momento in cui imponiamo le mani, questa persona dice: sono stato guarito. Era stato guarito istantaneamente perché sentì il tocco del soprannaturale e si alzò e ricevette guarigione. Quante guarigioni, quante! Il Dio è il guaritore, Lui è l'Onnipotente, Lui è il Salvatore, Lui è il Battezzatore. Gesù, Egli è tutto per noi, è anche il guaritore. E Dio non vuole che tu stai male. Dietro la malattia, dietro l'oppressione, non c'è Dio. Quando una malattia, quando un'oppressione, quando un'infermità dura per più del tempo necessario, sappi che dietro quella oppressione, quella malattia, c'è qualcuno che sta pressando per tenerti legato o legata. Perché? Perché Dio non vuole che gli uomini siano oppressati. Dice la scrittura che quando Gesù era sulla terra, e in Atti capitolo 10 verso 38, egli andava attorno cercando coloro che erano oppressi dal diavolo, guarendoli. E noi lo possiamo leggere in Atti capitolo 10 verso 38, dice la scrittura, alleluia, che Gesù, ripieno di Spirito Santo e di potenza, andava attorno facendo del bene, guarendo tutti quelli e tutti coloro che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Quindi la malattia è identificata un'oppressione. La malattia è identificata all'oppressione. Perciò ogni malattia ha origine ad un microbo patogeno. Come la cellula che porta vita al corpo fa sì che quel corpo rimane in vita,
Così un batterio, un microbo, un patogeno malefico, e esso rimane dentro un corpo. Quando entra dentro un corpo, è una vita strana. Quella vita strana che entra porta morte. Ora, quando la persona muore, la vita esce e non c'è niente più da fare. Così quando il batterio patogeno muore, il corpo si riprende. Ora, dietro un'infermità, dietro una malattia, abbiamo visto tante volte, dietro un'infermità c'è uno spirito che porta quella infermità, uno spirito cattivo, malefico. I medici danno il nome a quella malattia o a quell'infermità, lo identificano con una infermità, con una malattia. Ma noi sappiamo che dietro quella infermità ci può essere un'oppressione del maligno, di Satana. Perciò alcuni magari prendono, non andando alla radice del problema, prendono qualcosa per tamponare, la medicina qualcosa per tamponare, ma il problema è là. Ora, amico, amica, che stai ascoltando, Dio non vuole darti qualche cosa che tu possa tamponare. Beh, stai bene per il momento e poi ricominci di nuovo a stare male. Lui, la Bibbia dice, se il figliuolo di Dio vi ha resi liberi, voi sarete veramente liberi. E Gesù vuole dare libertà a tutti gli uomini. A tutti gli uomini. C'era un uomo di nome Giobbe che fu colpito da un'ulcera. La scrittura ci rivela che l'origine di quella di quell'ulcera non veniva da Dio, ma veniva da Satana. La Bibbia dice in Giobbe capitolo 2, verso 7, vi invito a prendere la parola di Dio, Giobbe capitolo 2, verso 7, dice la scrittura: così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna, dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Chi colpì Giobbe? Fu Satana. Ora, è Dio, è la fonte del bene. Abbiamo ascoltato che il Dio non si compiace della morte dell'uomo, ma che lui si ravveda e viva. Il desiderio di Dio è che gli uomini si ravvedano dalle loro vie malvagie e vivano. Lui non desidera che gli uomini stiano ammalati, oppressi. Gesù, quando egli camminava nelle vie della Galilea, in Israele, a Gerusalemme, gli poteva dire espressamente: voi tutti che siete aggravati, che siete oppressi, venite a me e io vi darò riposo. Che gli uomini non vogliono andare a Dio e fanno una preghierina così e poi non vedono risultati e finisce là. Quando un'oppressione dura per molto tempo, quando quell'oppressione dura per tanto tempo, fino a quando non c'è qualcuno che con autorità da Dio cazza quell'infermità rimarrà là. Mi ricordo in questo momento quando Gesù pregò per una donna che andava in chiesa, quella donna. Era una donna che andava in chiesa e credeva che prima o poi qualcosa sarebbe successo, ma non c'era nessuno che pregava per lei. E mi ricordo, potete prendere in Luca capitolo 13, Luca capitolo 13, il verso 11, dice che questa donna per 18 anni, una donna che per 18 anni era curva e non poteva raddrizzarsi. E dice la scrittura che questa donna, verso 11, dice: da 18 anni aveva uno spirito di infermità. Guardate che quello spirito di infermità la teneva curva e non si riusciva a raddrizzare. Lo dice la parola di Dio. Era uno spirito di infermità. Lei andava in chiesa, dice la scrittura, egli insegnava in una delle sinagoghe di giorno di sabato, ed ecco che era una donna che da 18 anni aveva uno spirito di infermità ed era tutta curva e non poteva in alcun modo raddrizzarsi. Or Gesù, veduta, la chiamò a sé e le disse: donna, tu sei liberata dalla tua infermità. E pose le mani su di lei ed ella fu subito raddrizzata. Poi nella sinagoga gli altri furono indignati
Ma Gesù era venuto per salvare, per liberare, per guarire. Cosa vide Gesù dietro quell'infermità? Un demone che teneva legata quella persona per 18 anni. E fino a quando non ci sarà qualcuno che, alleluia, è pieno di potenza e di unzione, perché quella malattia e quell'infermità possa essere cacciata, quella malattia, quell'infermità progredirà e non si arresterà. Gloria a Dio, gloria al Signore. E perciò invito tutta la Chiesa, tante volte quando ci sono circostanze che non vanno via facilmente, la semplice preghierina non funziona, c'è bisogno di digiuni e di preghiere, come Gesù ha comandato. E perché? Perché egli stesso, alleluia, durante il suo ministero, egli scacciò molti demoni ed egli stesso guarì molte persone. Dietro l'oppressione, dietro una depressione, un'ansia, c'è un demone che tormenta quelle persone. Alleluia, gloria al Signore. Mi piace la parola di Dio. E il Signore ha dato autorità. La Bibbia dice: io vi do autorità. Cacciate i demoni, imponete le mani sugli infermi e questi guariranno. Nessun uomo lo può fare. Ma quando noi siamo in Cristo, tutto è possibile. Tutto è possibile. C'è un verso in Matteo capitolo 12. Matteo capitolo 12. Vi invito a prendere Matteo capitolo 12, il verso 22. Se avete preso Matteo capitolo 12, verso 22. Questo è importante che noi lo leggiamo, perché noi operiamo secondo le istruzioni di Gesù. Quando una persona opera secondo le istruzioni della parola di Dio, allora possiamo comprendere che tutto diventa possibile. E allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli lo guarì. Parla che quell'indemoniato, cieco e muto, non era cieco e muto per una malattia così, perché mancava qualcosa, no, era un demone, cieco e muto. Dice la scrittura, ed egli lo guarì, sicché il cieco e muto parlava e vedeva. E tutte le folle si stupivano e dicevano, non è costui il figlio di Davide? Ma i farisei, udito ciò, dicevano, costui scaccia i demoni solo per virtù di Belzebù, principe dei demoni. E Gesù dice nel verso 28, ma se io scaccio i demoni per mezzo invece dello Spirito di Dio, allora il regno di Dio è giunto fino a voi. Ora, quando il regno di Dio viene in mezzo a noi, cos'è il regno di Dio? La Bibbia dice che la nostra predicazione, dice Paolo, non consiste in parole dettate dalla sapienza umana, ma in spirito e potenza. Se il regno di Dio viene in mezzo a noi, Dio comincia a salvare, Dio comincia a liberare, Dio comincia a guarire, Dio comincia a, alleluia, a battezzare con lo Spirito Santo. E il regno di Dio viene in mezzo a noi, non è altro che la libertà, alleluia, tutta la ricchezza che porta questo regno in mezzo a noi. In quel regno tutto funziona bene, in sulla terra tutto non funziona bene, ma quando il regno di Dio si avvicina in mezzo a noi, le persone cominciano a sentire un'atmosfera di pace, sentono libertà, avviene guarigione, avviene la liberazione, comincia a sentire amore nel tuo cuore, comincia a sentire le campane di gioia, cominci a sentirti amato da Dio. Anche se non hai nessuno, senti il calore dell'amore di Dio e cominci a sentire il fuoco dello Spirito Santo. È meraviglioso quando viene questo regno in mezzo a noi. Io ieri sera arrivai a casa molto stanco, e arrivai così stanco che chiesi aiuto in preghiera e pregavo con il pastore Franco, che molti di voi conoscono e che noi amiamo tantissimo. Mentre pregavamo,
sentì il regno scendere in mezzo a noi. E le forze ritornavano, ritornavano. Io avevo finito di pregare e avevo una grande forza come se mi ero appena svegliato. E durante la notte, questa notte, sentivo il fuoco dello Spirito Santo sopra di me, al punto che mi tolsi pure la maglia, il calore era così grande. Poi questa mattina quando mi svegliai, mia moglie mi diceva, ah, oggi fa più freddo, e io sentivo ancora caldo, ero infuocato, e ancora oggi sento il fuoco dello Spirito Santo sopra di me. Alleluia, io ringrazio il Signore. Questo perché quando viene il regno di Dio, è inspiegabile, non si può spiegare, ma vengono liberazioni, guarigioni, e viene attorno a te, c'è qualcosa di soprannaturale che si muove, e questo è il Dio onnipotente. Gloria al Signore. Meraviglioso, meraviglioso. Dice la scrittura che a Gesù dissero, colui caccia i demoni per mezzo di Belzebù, il principe dei demoni. E Gesù, conoscendo i loro pensieri, dice, ogni regno diviso contro se stesso va in rovina. Alleluia. Nessuno, se io scaccio Satana, se è diviso, se io lo sgrido per mezzo di Belzebù, significa che Satana è diviso. Ma se io lo sgrido per mezzo dello Spirito di Dio, allora il regno si è avvicinato in mezzo a voi. Per lo Spirito di Dio. Ora, per tutti quelli che hanno conosciuto Cristo e che camminano in Cristo, che non hanno paura di cacciare demoni, affrontare circostanze e comandare le malattie. Noi sediamo in un luogo celeste. La Bibbia dice che noi sediamo con Cristo nei luoghi celesti, molto sopra i principati, le potestà, i rettori delle tenebre. Siamo seduti in un luogo molto elevato e abbiamo autorità. Ora, tu puoi, che hai ricevuto Cristo nella tua vita, che sei in Cristo, puoi avere autorità, e quando si avvicina qualcosa che vuole cercarti, cercare di opprimerti, oppressarti, tu prendi questa autorità, prendi la parola di Dio, perché la parola di Dio è autorevole. Dio è l'autore delle scritture, lo Spirito Santo vivifica quella parola e il nemico fugge. Gloria al Signore, gloria al Signore. Gesù dice espressamente in Marco capitolo 16 verso 17, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Quando lo spirito immondo lascia il corpo, la malattia se ne va e il corpo guarisce. Meraviglioso quello che succede. Ora, Gesù identificava l'oppressione alla malattia, perché la malattia è un'oppressione, tutto quello che opprime gli uomini. Vedo che in molte case c'è molto, molta oppressione. Tu vuoi stare in armonia con tuo marito vuole stare in armonia con te, ma tu non ti accorgi, dice, ma che cosa succede? Perché non riusciamo a stare in armonia? Perché alla piccola scintilla subito succede quello che succede. Come mai? Alleluia. Perché? Perché Gesù lo devi mettere al centro della tua vita. E lui deve essere nella tua casa. E il nemico deve stare lontano dalla tua casa. Non gli devi dare l'opportunità di entrare e di fare breccia nella tua vita. Amen. Alleluia. Cristo deve essere il centro della tua vita. E allora è vero, quando invochi il sangue di Gesù, quando invochi la presenza di Dio, alleluia, l'atmosfera nella tua casa cambia, cambia l'umore, e cominci a sentire gioia, pace. Il problema non è lasciare tuo marito, tu non devi lasciare tua moglie, tu non devi lasciare tuo marito. Il problema è che Gesù manca nella tua casa. Non è una religione. Tu hai detto, io sono andato in chiesa, ho fatto tutto quello che la chiesa mi ha detto, e non funziona. Certo che non funziona, perché non è la religione che può presentarti Cristo. Alleluia. Gli uomini presentano un Cristo storico, un Cristo che è ancora su un pezzo di legno e lì una statua che non può far nulla. Ma Gesù è risuscitato dalla morte ed è vivente ed è ancora oggi
operante, potente, egli oggi opera nella stessa maniera come egli operava 2000 anni fa. È glorioso il nostro Dio. Voglio invitarvi a prendere un verso in Atti degli Apostoli. Prendete Atti degli Apostoli, mi viene in questo momento un verso nella parola di Dio, Atti degli Apostoli, al capitolo 5, dice la scrittura, e qui Gesù non c'era fisicamente, lui era stato accolto in cielo, ma c'era la Chiesa, una Chiesa che pregava, una Chiesa che aveva autorità, una Chiesa che digiunava, che aveva a cuore le anime perdute. E dice la scrittura che anche capitolo 5, verso 10 dice, anche la folla della città intorno accorreva a Gerusalemme portando i malati e quelli che erano tormentati da spiriti immondi e tutti erano guariti. Dovunque essi andavano, loro preportavano la presenza di Gesù. Quando una persona è ripiena dello Spirito Santo, porta la presenza di Gesù. Ho predicato in diversi messaggi alcuni mesi fa che quando noi siamo ripieni dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è come un profumo. Tu non lo vedi un profumo, ma senti, percepisci in quel profumo. Da dove viene? Chi emana quel profumo? La Bibbia dice, voi siete il buon odore di Cristo. Voi siete un'epistola vivente, l'epistola è la Bibbia, è la Bibbia, è come se guardando noi le persone vedono Cristo, che è scritto, di lui è stato scritto nelle sante scritture, è stato più volte predicato. E quando loro camminavano per le strade di Gerusalemme, dice la scrittura che le persone accorrevano e tutti quelli che erano malati e tormentati da spiriti immondi erano guariti. E ovunque questi, alleluia, essi dovunque andavano portavano la presenza di Gesù. Quando lo Spirito Santo scende in mezzo a noi, tante volte le persone mi hanno detto, ma cosa mi sta succedendo? Cos'è questo? Ho visto persone che pure il pavimento tremava, mentre pregavamo il fuoco, la potenza di Dio era là. Noi non raccontiamo le storielle, noi raccontiamo la verità. Raccontiamo che Gesù ancora oggi è vivente, noi siamo i suoi testimoni. Io sono un testimone oculare della potenza di Dio in mezzo a noi. Noi non raccontiamo le favole per far credere alle persone qualcosa che non ha niente a che fare con la verità. Questa è la verità e la verità è infallibile. Le religioni cambiano, le tradizioni cambiano e sono di breve durata, sono occasionali per il momento. Ma Gesù è l'immutabile Dio, gloria al Signore. E dice la scrittura che tutti quelli che erano tormentati, e bastava che la presenza di questi uomini, bastava la presenza, ma anche loro potevano fare qualcosa. Addirittura c'è un verso dice che all'ombra di Pietro, non era l'ombra di Pietro, non era l'ombra, e che Pietro era ripieno a zeppo dello Spirito Santo. E fratello, sorella, amico, amica, che ha ricevuto Cristo, che ha ricevuto lo Spirito Santo, quello Spirito Santo che ci è stato dato, non ci è stato dato solo per parlare lingue, ma perché per mezzo dello Spirito Santo si manifestano ministeri, doni e manifestazioni soprannaturali. Dio sta chiamando la Chiesa alla preghiera oggi più che mai. La Chiesa è il corpo di Cristo in sulla terra. Quando Gesù disse, come il Padre ha mandato me, così io mando voi, poi egli disse ancora, ogni autorità mi è stata data in cielo e in terra. Questa autorità che è stata data in terra viene esercitata per mezzo della Chiesa, che è il suo corpo. Alleluia, lui è la testa. Ora, negli Atti degli Apostoli, vediamo che lo Spirito Santo guidava la Chiesa, non era un'organizzazione, come oggi le chiese sono tutte organizzate, ma era un organismo vivente condotto dallo Spirito Santo e Dio operava in mezzo a loro. Noi
Questo abbiamo visto, questo desideriamo che avvenga anche nella tua casa. Cristo Gesù è vivente. Lui è la guarigione, Lui è la liberazione. Per Lui la depressione, l'ansia non è nulla. Gli uomini hanno detto prenditi questo, prenditi quello, e cercano di soffocare il problema, non vanno alla radice. Ho sentito che in questi giorni si parla di 12.000 morti solo per un virus, senza considerare tutte le altre malattie, tutte le altre persone che muoiono per altre malattie. Perché oggi le persone, invece di capire come frenare, come rallentare, come arginare, si parla di capire, di inventare un vaccino? Perché non si va alla radice? Che cos'è questo essere malefico che sta producendo morte e distruzione? Cosa è che ha una potenza così tale? Perché gli animali non sono toccati e va a toccare gli uomini? Perché? Perché? Perché la Chiesa sta contrastando questo avversario? E questo virus malefico si spegnerà nel momento in cui la mano di Dio scenderà, come noi l'abbiamo visto. E gli uomini dicono hanno sconfitto. Ma cosa hanno sconfitto gli uomini? Che non riescono a vedere. Quando c'è qualcosa che non si vede, come fai a combattere qualcosa che non si vede? La Bibbia dice, non è per forza e né per potenza, ma è per lo Spirito mio, dice il Signore. Alleluia, e noi possiamo vedere ancora Dio operante. Quando Dio lasciò per un tempo, e dietro quell'ulcera che si attaccò a Giobbe, c'era un'azione di Satana, e Dio lo lasciò per un certo tempo. Poi, dopo un certo tempo, Dio disse, basta. E immediatamente l'ulcera si stagnò. Quell'uomo era diventato uno scheletro. I suoi amici, gli amici di Giobbe, quando lo videro, lo andarono a trovare per fargli una visita, neanche lo hanno riconosciuto. La Bibbia dice che piansero e per 3 giorni neanche riuscirono a parlare con lui. Quell'uomo che dal dolore voleva morire, dietro quell'oppressione, c'era un attacco violento di Satana. Fratello mio, amico mio, che stai ascoltando, Dio non vuole il male delle persone. Dio è buono, Dio è benigno, la sua fedeltà, la sua benignità dura per ogni età. Perciò posso dirti che secondo la parola di Dio la malattia non viene dal Signore. Quando tu comprendi, fin tanto che non comprendi che la malattia non viene dal Signore, tu puoi dire viene da Dio, e allora non pregherai mai, non caccerai mai quell'infermità, non la rifiuterai mai. Ma quando comprendi prima di ogni cosa che Dio vuole il tuo bene e che quella cosa non ti appartiene, quando in passato qualcosa si è avvicinato nella mia vita, nella mia famiglia, ho detto Signore questo non mi appartiene perché tu non mi hai promesso malattia. È vero, la Bibbia dice espressamente che anche nella tempesta, anche quando passeremo per il fuoco, il Signore sarà con noi. Non ci ha promesso tutto rose e fiori, questo sì. E la Chiesa ha sofferto, è passata per il deserto, ma la Bibbia dice che quella roccia che seguiva Israele nel deserto era Cristo. Lui li proteggeva, lui provvedeva ai loro bisogni. Passarono per il deserto, durò tanti anni il deserto, ma lui si prendeva cura di loro e non gli fece mancare ciò che era necessario per la sopravvivenza. E poi li liberò dal deserto facendo passare il Giordano e dando loro la terra promessa. Questa roccia che li seguiva, abbiamo ascoltato nel culto precedente, era Cristo. Cristo segue il nostro cammino. E allora puoi dire, come l'Apostolo Paolo in Romani 8:28 dice espressamente, tutte le cose cooperano per il bene per quelli che amano il Signore. Perciò in quella circostanza tutto andrà bene. Perché? Perché amano il Signore. Ma quando vedi che quell'oppressione sta durando anche del tempo e
non viene da parte di Dio, ti rendi conto che viene dal maligno. Perché il maligno ti vuole portare alla morte, ti ha voluto togliere la speranza, ti ha voluto togliere la gioia, ti ha voluto togliere la certezza. Ma quando Gesù viene, egli comincia a rivelarti i suoi pensieri. E Dio dice a Geremia: io so i pensieri che ho per voi, perché sono pensieri buoni, pensieri di pace, per darvi un futuro. Questi sono i pensieri che Dio ha per noi, pensieri buoni, pensieri di pace, per darci un futuro. Lui, egli stesso, ha un proposito per la tua vita e ti ama. Tu non morirai, ma tu vivrai per la gloria di Dio. Gloria al Signore, gloria a Gesù. Io ti voglio salutare, amico, amica che stai ascoltando. Vorrei che tu condividessi questo messaggio con i tuoi amici. A Dio piacendo, venerdì noi pregheremo. Inviterò tutti coloro che ascolteranno la parola di Dio ad ascoltare ciò che Dio ci darà, ma alla fine pregheremo. E non ti preoccupare quale sia l'infermità, la malattia, l'oppressione. Dio opererà, sentirai la potenza dello Spirito Santo entrare nella tua casa. Non ho ancora, cioè quando abbiamo questi culti in casa, non ho ancora pregato per gli ammalati, ma alleluia, noi ci uniremo con tutta la Chiesa e pregheremo per te, e tu sentirai la potenza dello Spirito Santo nella tua vita. E a tal proposito, già da venerdì in poi avremo una mail dedicata dove tutti coloro che sono stati toccati dalla potenza di Dio, sono stati guariti, scriveteci in quella mail che noi vi comunicheremo. Scriveteci affinché noi possiamo rallegrarci insieme a voi per quello che Cristo ha fatto nella vostra vita. Avremo una mail dedicata e il Dio stesso, egli si farà conoscere nella tua vita e vedrai il Dio vivente operante nella tua casa. Dio ti benedica!